e ringrazio la presenza del signor Avvocato Nazionale, Sindaco, anche quale presidente onorario dei Centri Anziani di Cutro, ingegnere Tavrizzuto, presidente della Banca Popolare Cotorese di San Capo del Sud, e di tutti voi che ci avete onorato la vostra presenza, del Consiglio Comunale qui presente, rappresentante del vice sindaco Casapollo, dal Antonio Lorenzano e da Carletto Spillaggi. Siamo in compagnia dell'ingegnere Ottavio Rizzuto. Ingegnere, anche quest'anno la banca da lei presieduta è vicino al centro anziani di Cutro e anche quest'anno omaggi ai soci di questa associazione con un panettone e uno spumante. Ma la banca che rappresento è proprio nel proprio DNA quello di fare mutualità e assistenza alla gente, diciamo, emarginata. Noi siamo una banca del territorio vicino alla gente, cerchiamo praticamente all'interno di quello che è il nostro programma di sviluppo territoriale di inserire anche questi momenti che ci danno la possibilità di poter pensare al sociale. È una cosa che facciamo da sempre e nella nostra costituzione bancaria siamo contenti di farlo, continueremo a farlo sempre. Lei ha promesso che fin quando sarà presidente della Banca del Credito Cooperativo Crotonese sarà sempre vicino a queste campagne sociali. Inoltre ha anche lanciato un ulteriore avvicinamento agli anziani e ai pensionati in merito all'instaurazione di conti correnti a costo zero. Sì, lei sa che la nuova legge prevede per i pensionati l'accredito direttamente in banca. Stiamo tentando di studiare una forma di fare dei conti correnti dedicati senza praticamente pagare alcuna commissione. Questa è un'altra, come dire, manifestazione di volontà della mia banca per essere banca differente ed essere vicino praticamente alla gente che soffre. In compagnia del presidente del centro anziani di Cutro, Antonio Olivo, anche quest'anno il suo centro è stato omaggiato dalla Banca del Credito Cooperativo Crotonese per tutti i numeri di associati di panettone e spumante. Io ringrazio tanto l'ingegnere Ottavio Rizzuto, quale presidente della Banca del Crotonese, il quale a cuore ha preso la gestione del centro anziani di Cutro e lo stesso sempre ci ha promesso che finché lui sarà il presidente della Banca del Crotonese lui non farà mancare mai il regalo natalizio agli anziani, cioè il panettone e lo spumante. Quando noi ci siamo insediati in questo consiglio erano iscritti 220 persone. Nell'arco dei 2 anni, grazie alle gite socioculturali che sono svolte, cioè a Paola, a San Giovanni Rotondo, alle Castelle, ad Assisi, il numero degli anziani è cresciuto a dismisura. Da 220 siamo arrivati a 498 iscritti e ci sono numerosissime domande di gente che vuole aderire, però per mancanza dei locali che non sappiamo dove ospitarli stiamo rinviando l'iscrizione e infatti nell'occasione di questa mattina il sindaco ha fatto presente che sono in atto i lavori di ristrutturazione della vecchia asilo di via Guglielmo Marconi che saranno destinati alcuni locali agli anziani di questo centro e quindi noi speriamo nella gestione comunale che acceleri i lavori di questa iniziativa onde poter dare una degna sede agli anziani di questo comune. Siamo in compagnia del signore Crivaro, rappresentante dell'associazione ACLI, che vuole fare un ringraziamento per il dono dei panettoni che anche la sua associazione oggi ha ricevuto. Noi ringraziamo tutto lo staff comunale, in particolare l'ingegnere Ottavio Rizzuto che ci ha fatto un omaggio per i panettoni a tutti gli anziani. Per quanto la banca, che il presidente della banca Ottavio Rizzuto ci ha fatto questo sponsor. Siamo 66, abbiamo percepito 80 panettoni in cui diamo qualcuno anche a chi ha bisogno. Quindi sostenete anche chi non è socio della vostra associazione e abbiamo visto anche che avete realizzato un bel circolo qua. Sì, grazie a tutti noi, con l'impegno di tutti, dal comune e da noi lavoratori, e chi ha potuto più ha fatto.